Bene, dopo aver visto molte delle funzioni e molte delle cose che è possibile fare attraverso il linguaggio Blueprint, sappiamo che comunque un occhio particolare va all'architettura e quindi abbiamo visto come è possibile cambiare la geometria di un oggetto, come è possibile cambiarne il materiale, come è possibile cambiare le viste delle camere all'interno di una scena. Adesso vediamo come è possibile aprire e chiudere una porta. Lo facciamo prima attraverso il sequencer e poi lo faremo attraverso la timeline, ok? Allora, come sempre andremo a fare un esempio. Prima di fare questo andiamo a settare un'ulteriore azione per la nostra mappatura, quindi andiamo in input qui e aggiungiamo un'azione, la chiameremo open close doors, ok? E andiamo a dare il tasto F da tastiera, quindi digitiamo F, possiamo anche chiudere questa parte e andiamo a creare una cartella qui, new folder, cinematics, ok? E andiamo a creare un, quindi destro clic nella parte vuota, animation level sequencer, o allo stesso modo add new animation level sequencer, o allo stesso modo ancora cinematics add level sequencer, come più vi piace. Level sequencer chiamiamo open close sec, facciamo doppio clic sul nostro sequencer. Fissiamo la nostra animazione a 45, che significa 45, basta cliccare su questo dato, se non lo vedete CTRL G per evidenziarlo, ok? Significa che la mia animazione, in questo caso, essendo settata su 30 fotogrammi per secondo, durerà esattamente 1 secondo e mezzo, ok? Quindi qua destro possiamo con destro clic set end time, quindi abbiamo creato la nostra animazione di 1 secondo. Torniamo su 0, andiamo in content browser e andiamo a ricercare all'interno del nostro starter content, digitiamo door. Vedete che è possibile richiamare SM Door e metterlo all'interno della nostra scena. Magari portiamo SM Door in questa posizione. Torniamo nel sequencer e qui andiamo destro clic in questo spazio vuoto, add to sequencer, add SM door, cioè lui riconosce che nella mia scena è selezionato un oggetto e quindi mi consente di aggiungerlo alla scena. Allo stesso modo track, add to sequencer, add SM door. Vedete che lui ha già in modo automatico inserito delle chiavi, cioè della funzione di trasformazione, in modo che io posso andare a trasformare la posizione del mio oggetto all'interno dello spazio. Mettiamoci su 0, transform, e andiamo a creare una chiave semplicemente cliccando su questo cerchio. Quando si clicca sul cerchio relativo alla transform, automaticamente si creano tutte le altre relative chiavi. Ecco qua. Adesso richiamoci a 45, ok? E creiamo allo stesso modo tutte le relative chiavi. Adesso selezioniamo solo la chiave di rotazione, che è questa qua centrale. Andiamo a ruotare di 90 gradi e clicchiamo la chiave solo per la mia rotazione. Adesso se vado indietro succede una cosa di questo tipo, no?
apro e chiudo. Beh, entriamo a livello di blueprint. Possiamo cancellare di default. Destro clic spazio vuoto. Open close doors. Richiamiamo il comando che sappiamo è null'altro che il nostro tasto F da tastiera. Spostiamo qui. Aggiungiamo all'interno della nostra scena Cinematics la nostra sequenza appena creata, la prendiamo qui dal pannello laterale, ci soffermiamo qualche frazione di secondo su questo pannello e la inseriamo all'interno del mondo blueprint. Adesso tiriamo la linguetta e digitiamo play sequence, play sequence player. Eccolo qua, lui automaticamente aggiunge il sequencer player, lo mettiamo qua e andiamo ad agganciare. Questo che significa che quando io vado a esercitare la pressione del mio tasto F da tastiera, la mia animazione si mette in play. Andiamo a vedere che cosa è successo. Io vado in play, presso F, vedete che però al termine della mia animazione la porta si rimette nella sua posizione originale. Selezioniamo il sequencer, scendiamo, vedete che qua ho varie opportunità, mandarli in autoplay nel momento in cui parte il mio games, ma posso anche pause at end. Attenzione a spuntare questa opzione, quindi presso F da tastiera e la mia porta si ferma. Torniamo nel nostro codice, da qui digitiamo reverse, quindi play reverse, okay. E agganciamo, anzi abbiamo bisogno del comando flip flop, naturalmente, perché una volta andrà ad aprire, l'altra volta manderà questa animazione semplicemente in reverse. Compiliamo. Lasciamo un bel commentino, open close door. Compiliamo, andiamo a vedere che cosa è successo. Parto, presso F si apre, presso F si chiude, presso F si apre, presso F si chiude. Presso F si apre e così via. Con questo semplice esempio ti ho mostrato come aprire e chiudere una porta utilizzando il sequencer.